don't know why'd you do this to me. You're so cold. You be playing like yeah, 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 yeah. Cari telespettatori di Fano TV, oggi ci troviamo alla tenuta Santi Giacomo e Filippo a Urbino per la consegna delle borse di studio ai soci, ai figli dei soci della Banca di Credito Cooperativo del Metauro. Poi si svolgerà l'annuale assemblea dell'Associazione Spazio Giovani, alla quale seguiranno un aperitivo e un concerto. Causando impresión cada día cuando levanta. Como el sol. Presidente, un incentivo importante per i giovani, per il loro futuro. E questo non può che essere uno dei motivi per cui una banca di credito cooperativo non è attenta alle esigenze del territorio, per cui non possiamo non essere orgogliosi di questa iniziativa che ormai è datata, nel senso che sono diversissimi anni che ci incontriamo nel mese di aprile e di maggio per premiare i giovani meritevoli. È una ricchezza per il territorio e quindi non possiamo non prenderne atto. Dunque una banca vicina alle famiglie, vicina al territorio, e al termine della sua relazione ha detto ci rivediamo il prossimo anno, per cui risaremo qua. È garantita di sicuro la presenza anche il prossimo anno di questa iniziativa. D'altro canto è il credito cooperativo, o siamo così vicini al territorio, attenti alle esigenze del territorio, o siamo un'altra cosa, ma per l'altra cosa esistono altri istituti che sanno fare il loro mestiere, non certamente come lo facciamo noi. Ci siamo sempre dichiarati banca differente e differente siamo, e questa è una di quelle manifestazioni che caratterizzano la differenza del credito cooperativo rispetto ad altri istituti di credito ben più grandi di noi. Una banca non è grande se è grossa o ha i volumi, è grande se riesce ad interpretare in maniera corretta le esigenze del territorio in cui opera. E sono insieme a Lucia e Cecilia che hanno affrontato delle facoltà molto difficoltose e impegnative. In che cosa vi siete laureate? Io in giurisprudenza. Ecco, tu invece? Io in chimica industriale. Com'è stato questo percorso formativo? Immagino difficoltoso. Sì, un percorso lungo, a volte anche difficile, però è stato anche pieno di soddisfazioni e mi ha arricchito tanto, quindi sono felice. Pensi di continuare a fare anche tirocini e quant'altro? Sì, io adesso sto svolgendo il tirocinio presso la Procura di Pesaro. E sono 18 mesi, sono più o meno a metà, anzi l'ho sorpassata. E poi vorrei tentare il concorso in magistratura, però è difficilissimo, quindi ci proviamo. Assolutamente. I tuoi progetti per il futuro invece, Cecilia? Ok, allora io adesso sto facendo il dottorato. Sì. Quindi per altri 3 anni comunque sarò impegnata sempre nel campo della ricerca e spero di continuare ancora comunque in questo percorso qua, perché mi piace molto la ricercatrice, quindi... Certo. È la tua passione? Sì. È quella? Sì, ormai, quindi... Ecco. In che cosa investirete la cifra che la banca vi ha donato? Io per adesso ho intenzione comunque di pensarci, quindi di tenerli come un piccolo fondo, un risparmio, e poi vedere magari in futuro, esatto, sì. Tu invece? Io forse una vacanza. Una sì, meritata vacanza dopo tanti anni di studio. Sì, direi. Grazie, buon proseguimento. Grazie mille. Grazie. Stefano, anche tu laureato in che cosa? In fisica. Ma anche questa è davvero impegnativa, quanti anni? 5? 3 più 2, 5 anni in totale, sì. Il percorso completo, e adesso? Completo. E adesso sono già al dottorato a Roma, sempre, mi sono laureato a Roma. Sto facendo un dottorato che durerà 3 anni, quindi per 3 anni sono a posto, cioè starò sui libri altri 3 anni in pratica. Come se non finisse mai. No, ma poi non finisce mai, lo sappiamo. E... cioè sempre da imparare. È anche buono così che ci divertiamo. Certo. Tra 3 anni vediamo. Quindi questa cifra la investirai ancora nello studio? Per ora sì, se il dottorato mi permette una vacanzina tanto per staccare un attimo. Ci sta. Grazie. Niente. A voi. Danger follows everywhere you go, but I still be like yeah, 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 yeah. Michele, abbiamo appena visto decine di ragazzi ricevere un premio molto importante per il loro futuro.
Sì, come ogni anno, nella primavera, diciamo aprile-maggio, la banca BCC del Metauro ha preso l'impegno e il piacere di devolvere un'importante somma ai ragazzi più meritevoli, diplomati e laureati, che hanno conseguito delle votazioni eccellenti. Anche quest'anno la banca ha devoluto circa 25.000 euro a 60 ragazzi fra diplomati e laureati. La cerimonia è avvenuta qui presso la tenuta dei Santi Giacomo e Filippo in Urbino. C'è stato un buon tasso di presenza da parte dei ragazzi, perché comunque è un riconoscimento piacevole da ricevere, e speriamo che, ecco, la banca continui in questo genere di iniziative. Adesso invece abbiamo assistito ad una vostra assemblea. Sì, diciamo, fra le parti burocratiche dell'associazione c'è anche l'assemblea annuale degli associati. Quest'anno era un'assemblea un po' particolare, per il fatto che si va a concludere il primo triennio di attività. Siamo infatti partiti nel marzo del 2015 e, come da statuto, la durata e la carica del direttivo è di 3 anni, quindi siamo in una fase di transito dove c'è la conclusione del primo ciclo e l'inizio del secondo. Prima però di rinnovare queste cariche dovete apportare delle modifiche allo statuto, fra l'altro proprio tu sei candidato alla presidenza. Sì, esatto, fra i vari aspetti che dobbiamo trattare proprio in questo periodo c'è il discorso della modifica dello statuto, che in questa sede ne abbiamo appunto discusso. Dovrà comunque, prima di procedere con l'approvazione, dovrà essere visionato da parte della BCC del Metauro, che comunque è il nostro garante, fondatore, e dopodiché potremo procedere con le nomine del nuovo direttivo, che poi partirà in forza per questo 2018. Avete fatto anche un bilancio delle vostre attività, facciamo brevemente un riassunto, ma anche quali sono invece quelle che promuoverete per i prossimi anni? Sì. Come principale introito, come sempre, abbiamo il nostro finanziamento da parte della banca stessa, che è di 7.000 euro annui, e che sono stati appunto spesi da parte nostra per creare e organizzare iniziative che spaziano dalla formazione allo svago al trekking. Ogni anno cerchiamo sempre di offrire un portafoglio di iniziative abbastanza ampio e variegato, per cercare di catturare interessi diversi da parte dei ragazzi del nostro territorio. Anche per il 2018 abbiamo già iniziato alcune attività. Sono in corso di definizione le principali iniziative. Sicuramente l'aspetto su cui punteremo anche per quest'anno sarà il corso d'inglese, che è un'attività che è iniziata a fine 2016, è un'attività che ha avuto un grande successo all'interno dei nostri associati. Abbiamo 3 sedi di lezioni su tutto il nostro territorio, che sono Fermignano, Fossombrone e Sant'Ippolito, e sicuramente questo qui sarà una delle attività e iniziative su cui punteremo anche quest'anno. Il programma però non termina qui, perché la serata sarà ancora lunga. Sì, esatto, diciamo, fatte queste parti, diciamo, più burocratiche, la serata continuerà con una pericena organizzata qui presso la tenuta, e poi la serata sarà lietata dalla band Strani Vari, che poi so che presenterà anche un loro CD e sarà possibile ascoltarli qui dal vivo. L'estate da poco arrivata mi ha portato farfalle che volano in quest'ultima notte di giugno. E la band Strani Vari questa sera lieterà la serata. Federico, che cosa ci farete sentire? Allora, il solito repertorio fatto di canzoni inedite e anche qualche cover del cantautorato italiano, come Gaber, Lucio Dalla, e Battiato e tanti altri. Ascolteremo anche delle vostre produzioni. Sì, abbiamo appena fatto un disco nuovo che si chiama Cosa stai pensando, e anche oggi pomeriggio presentiamo in scaletta alcuni brani, tra cui l'ultimo singolo, che si chiama Una dose di morfina. E sono in questo qua?
Esatto. Posso prendere? Prendo, questo è un regalo da parte di Stanivari. Per noi? Grazie. Grazie. E niente, cercheremo di fare il massimo come sempre e suonare anche qui in questo bellissimo panorama, questo bellissimo contesto. Ci sono diverse opportunità che la banca offre a questi giovani, non soltanto le borse di studio ma anche dei servizi specifici. Sì, diciamo che da 3 anni, da quando abbiamo costituito l'associazione, la banca si è impegnata a creare dei prodotti specifici per i giovani soci. E diciamo che le borse di studio ormai era tanti anni che si facevano, abbiamo inserito altri prodotti, il Mutuo Campus, che è un prestito per gli studenti universitari, il DR è un deposito risparmio, sempre spazio giovani, che consiste in una remunerazione dello 0,75% fino a un massimo di 10.000 euro. E poi ultimamente abbiamo introdotto la carta di credito per i giovani soci, una carta di credito Mastercard che costa a partire dal secondo anno 10 euro. E sono tutti prodotti che pensiamo possano essere appetibili per i giovani. Parliamo sempre di giovani perché abbiamo visto un'associazione molto attiva per la banca e per il territorio in generale. Com'è possibile associarsi? Sì, allora, l'associazione nello suo statuto prevede che bisogna essere soci prima della banca e poi non aver compiuto il 36esimo anno di età, quindi dalla maggiore età fino al 36esimo anno di età, e si aderisce con il modulo che hai tu in mano, ecco. Si raccolgono semplicemente i dati, con questi dati noi possiamo inviargli le comunicazioni delle iniziative e su questo poi noi fondiamo il nostro libro dei soci, quindi dei nostri associati. È molto importante, noi chiediamo sempre che questo modulo ci venga consegnato, sono disponibili sempre nelle nostre filiali e diciamo è il nostro bigliettino da visita. Valentina, la BCC del Metauro ha finanziato anche un altro progetto sempre rivolto ai giovani, in particolare alle scuole superiori. Sì, esatto, BCC del Metauro ha deciso di investire proprio sui giovani a 360 gradi, infatti ha finanziato incontri nelle scuole che ho tenuto io per fornire ai giovanissimi studenti degli strumenti proprio per la scrittura di curriculum vitae efficaci e per capire come utilizzare al meglio LinkedIn, che è il social professionale del momento. Quali scuole hanno aderito al progetto? Le scuole superiori di Urbania, la scuola del libro di Urbino e Sasso Corvaro. Quindi in totale all'incirca quanti sono stati i ragazzi coinvolti? Ma in totale circa 230 ragazzi, quindi ci ha fatto molto piacere raggiungerli fornendo loro questi strumenti, speriamo utili. Cristina, loro chi sono? I futuri soci della BCC Metauro? Al momento sono figli di soci, e la bimba Sole, la figlia della giovane socia Alessandra Baldarelli, poi c'è Federico che è figlio della socia Guerra Cristina e il bimbo Mattia, figlio del nostro vicepresidente dell'associazione, anche Michele Paganelli. Vedo che oltre a BCC gli piace anche Fano TV e il microfono di Fano TV, vero Fede? È bello? Insomma, certo, comunque dei valori importanti che col tempo verranno insomma trasmessi. Sì, diciamo che già la banca ci fa un piccolo regalino, perché quando nascono figli soci entro un anno comunque si può richiedere il contributo di 100 euro, e contestualmente l'apertura del libretto Piccoli Diamanti, che ha anche un rendimento leggermente più vantaggioso degli altri prodotti che sono similari a questo, e per loro poi c'è un regalo, un piccolo salvadanaio per iniziare già a risparmiare. Diciamo che la banca già gli vuole bene, bimbi. Noi approfittiamo anche di questa occasione per dire che chi non l'ha fatto, chi è in attesa, chi è socio, chi vuol pensare comunque di far parte anche della compagine sociale, per questo motivo si può informare in filiale. Noi li salutiamo, ciao, ciao a tutti, ciao, 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 ciao.
necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura.